Buonasera a tutti, siete collegati, anzi io sono collegato, voi siete davanti al vostro schermo. Siamo al Pala Vikings di Arona, terza giornata del campionato di Serie C Gold. Ospite della formazione di casa è la squadra del Tre Colli Basket Club Serravalle, formazione molto ambiziosa anche in vista delle celebrazioni del 50° anniversario della fondazione del club, che credo cadrà l'anno prossimo nel 2023, così mi diceva il buon Emanuele Parodi. Arona arriva dalla vittoria conseguita sul campo di Leini in casa dell'USA Crivarò la settimana scorsa. Vediamo se sarà in grado di dare continuità al risultato anche con una formazione decisamente ambiziosa e quotata, che arriva però a ranghi ampiamente rimaneggiati questa sera qui in riva al lago. Intanto c'è la prima offensiva aronese, che però viene controllata sotto canestro dalla presenza di Pavone, Maurizio Pavone, numero 18, espertissimo pivot, grande presenza, tanto arriva anche sotto canestro, e degli ospiti 2-0 Serravalle. Vediamo Serravalle che si tira con il nuovo acquisto Dario Gai in regia, scorso protagonista della promozione della Junior Casale, poi Cristian Abrate, altro nuovo acquisto con Vettorino, Massimo Taverna confermatissimo nella posizione di ala, condivisa con l'altro nuovo acquisto Michele Ferri, il numero 21. Azione insistita di Serravalle in attacco, e poi arresto difettoso da parte di Pavone, che incorre in questa violazione di passi a detta del direttore di gara. Nuovo possesso per Arona, che si è presentata in campo con Cesani, adesso in possesso di palla Galzerano, numero 4, Ravasi, numero 13, e poi i lunghi Nebuloni e Simone Gatti. C'è adesso lo scarico da Ravasi a Gatti, lasciato libero con i piedi oltre la linea dei 6,75 metri, solo l'esperto Varesi. Adesso Gaia a orchestrare la nuova offensiva di Serravalle. Dietro il blocco di Pavone tenta la sua conclusione Ferri, mira sbagliata, riparte Arona, c'è in attacco Galzerano. In punta c'è ancora Gatti per il tentativo da tre punti, che questa volta non va, e allora ripartono gli ospiti, sempre da Dario Gatti. Schema numero 5 per Serravalle, muove e sale Taverna per ribaltare a favore di Abrate, difesa, troppe mani addosso per Ravasi, c'è il fallo e c'è la rimessa per Serravalle. Se ne occupa lo stesso Abrate. Esce a ricevere Dario Gai. Ferri si fa spazio, trova la via del canestro, ma c'è l'aiuto falloso da parte della difesa aronese. Due tiri liberi quindi per il numero 21 in maglia blu. Di Ravasi, e allora spazio al giovanissimo Giulio Chinello, numero 21, classe 2005. Preciso dalla lunetta in questo inizio di partita Ferri, 2 su 2 per lui, nuovo vantaggio Serravalle, 3-4 sul tabellone. Il
fallo è della difesa, possesso che rimane quindi agli ospiti. Sì? Cesani. Cesani, il fallo precedente era di Serravalle, ovviamente non di Arona, commesso da Gai. C'è Cesani per la rimessa. Taverna, Massimo Taverna. Chinello, assist vincente per il taglio profondo di Nebuloni. Perfetta parità, quota 7 dopo 4 minuti. Abrate, c'è il canestro del biondo giocatore torinese. Figlio d'arte, che avrà a disposizione anche il tiro libero aggiuntivo. Direttore di gara sono i signori Mattia Notari di Aosta e Matteo Velli di Fiorano Canavese Torino. Più tre per Serravalle dopo il gioco da tre punti concluso da Abrate. Parte Arona, Chinello viene tenuto fuori dall'area dalla difesa di casa, dalla difesa ospite, ma mostra di avere la mano piuttosto calda questa sera Simone Gatti, che mette a segno la sua seconda tripla per la nuova parità. Gai prova a forzare l'anticipo di Pavone, Gatti, ma va a vuoto. Adesso c'è un vantaggio per Serravalle, che trova libero da oltre l'arco Ferri, letale in questa occasione, il numero 21. Altri tre punti per gli ospiti. Chinello da Galzerano, ancora fuori per un'altra tripla di Gatti. Terza a segno per il numero 1 in maglia bianca. Questo avvio di gara su 13 punti. 29 segnati da oltre l'arco da parte di Simone Gatti. Gai. Possesso che torna da Roma. Dice il direttore di gara, hai cambiato il perno. Nebuloni, Cesani. Cesani si mette in proprio, anche lui ci prova da oltre l'arco. Ero stoccato con poco ritmo. Trova il fondo della retina, adesso c'è questo gioco, questa rollata ben servita, rollata di Pavone servita da Ferri. Chinello, Cesani cerca la penetrazione, poi si deve fermare, palla fuori, altro tentativo da tre punti, questa volta di Gazzerano che trova e scappa in contropiede. Squadra allenata da coach Edo Gatti, che vola sul più 4 grazie a questo
contropiede 13-17 ed è time out per coach Petricca. Andato il mini break che ci è stato agevolato dal time out di coach Petricca, si riparte con il possesso per Arona, dal canestro subito in contropiede prima della sospensione. Non Galzerano, ma c'è questo cambio che permette di esordire questa sera al numero 7 Joshua Zani, altro ragazzo del 2005. Da Cesani fuori per Nebuloni, riesce ad arrestarlo Pavone. Nebuloni arriva con la mano molto vicino al ferro appoggiando i due punti. Prende posizione Ferri che riceve in questo momento, su di lui c'è Cesani, prova a scaricare sul lato opposto ma intercetto e ripartenza aronese con Cesani che va oltre Kai cercando di porre i suoi maggiori centimetri, ma poi il tiro è completamente sbagliato. Ne approfitta Taverna per firmare un'altra tripla, questa volta dall'angolo, ancora più 5 per gli ospiti, 15-20 sul tabellone dopo 7 minuti. Tanto qui c'è la palla persa da parte di Arona con Gatti che sulla ricezione ha perso l'equilibrio, lamentando anche una spinta da parte del difensore. Dario Gai muove Taverna in punta, lascia ad Abrate, Abrate prova a giocarsi uno contro uno, rinuncia al tiro, fuori per Ferri, questa volta la sua conclusione è sbagliata, si lotta all'inizio e l'ultimo a toccare è stato Gatti, quindi si rimane nella metà campo offensiva di Serravalle con la rimessa dalla linea di fondo, esegue Abrate. Tiene la posizione e trova l'appoggio vincente alla tabella. Altri due punti di Serravalle, più 7, 15-22. Tanto viaggia per linee esterne la palla per Arona, Zani, esce lungo linea di fondo Gatti, fuori per Nebuloni, il canestro è da due punti. Da fuori, canestro da fuori, ma ancora una volta assegnato da uno dei due lunghi aronesi. Ferri, altra tripla a segno. Poi il festival della tripla questa sera al Pala Viking di Arona.
Zani, blocca Gatti, prova a buttarsi dentro Zani, non c'è più lo spazio, torna fuori, si libera, appoggio al tabellone, sfortunato, rimpallo di rimbalzo, controllato da Arona, c'è il fallo a rimbalzo. Basta fare serie! E quindi Arona può rimanere in attacco, tanto ci sono due cambi per Poce e Dogatti. Fuori Pavone e Abrate, in campo Luca Morandi, e il numero 20 Matteo Lisini, giocatore di formazione tortonese, lo scorso anno se non sbaglio all'Olimpia Voghera in C-Silver, palla persa per Serravalle, può ripartire Arona, Nebuloni, si appoggia fuori a Galzerano, tanto zonata la difesa di Serravalle, si butta dentro Galzerano, trovando lo spicchio libero nell'area, salta avanti, meno 4 per Arona, mani addosso di Cesani, c'è il fallo. Ed ora cambio di coach Petrica, che richiama proprio Cesani in panchina e si appresta a far esordire in questa partita l'americano Marcello Pelton. Terminate le operazioni di sistemazione della divisa, può ripartire. Lisini lascia consegnato a Ferri, che ci prova ancora a lunga distanza, non è fortunato in questa occasione, riparte Arona. Zani. Zani. Deve resistere all'assalto di Gai, che sicuramente è più piccolo di lui, ma ha mani decisamente rapide. Corre ai ripari coach Petricca, avendo visto il suo giovane giocatore un po' in difficoltà sulla pressione di Dario Gai, rimanda in campo Cesani. C'è da asciugare proprio nella zona dove bisogna effettuare la rimessa. Pronti a ripartire. Si libera subito Cesani per questa sua prima ricezione dal ritorno in campo. Pochi secondi a sua disposizione per andare fino in fondo. C'è anche il canestro. Canestro valido, rimane un solo secondo sul tabellone. Si riavvicina a meno 2 Arona, con Cesani che avrà anche il tiro libero aggiuntivo. Intanto coach Gatti si era spinto ampiamente oltre il box per redarguire i suoi giocatori, è stato richiamato dal direttore di gara. Gol di Cesare. E partita a strappo ricucito per Arona, che si riporta a meno 1 dopo i primi 10 minuti, 24 a 25. Primo mini break per noi.
Sì.4 Arona, 25 Serra Valle. Pronti per il secondo periodo, il primo possesso per Serra Valle. Con Gai che riceve la metà campo difensiva. Taverna sul blocco di Pavone. Per Abrate fuori. C'è tripla del biondo numero 10 torinese. Per il nuovo mini allungo, ospite più 4, 24 a 28. Cesani fino in fondo. Gai si muove, Ferri crea lo spazio, deve ricevere in allontanamento, poi apre il fuoco da lontano Gai. Bacio controllato da Pavone che regala questa nuova possibilità a Serra Valle. Taverna, Taverna fino in fondo. E c'è il fallo a rimbalzo. Fallo del numero 18 di Serra Valle, Pavone. Si tratta del secondo fallo personale, altro cambio per la Roma. Fuori il numero 6 Pelton e dentro un altro giovane locale, il numero 9 Scolamacchia. Porta palla a Galzerano, si affida a Cesani. Cesani si porta verso il centro, va da Nebuloni, torna verso il centro Galzerano. Cesani, perso un sacco di tempo senza combinare granché a Rona, adesso deve uscire con un tiro piuttosto improbabile che infatti non trova la via del canestro. Già in attacco Serra Valle, buona circolazione di palla con Nebuloni, bravissimo a recuperare in lunetta Abrate che era libero.
tanto io ho detto Scolamacchia, ma il numero 9 è Nicolò Tiella. Cambia poco la sostanza, perché è sempre di un giovanissimo aronese si tratta. Abrate! Non va la conclusione di Abrate. Collaborazione tra Gatti e Tiella portano il rimbalzo nelle mani di Arona. Cesani in post per Nebuloni, che se la gioca a spalle a canestro con Ferri, che riesce a tenerlo lontano dal canestro. Conclusione sfortunata di Cesani, che si era liberato in bello stile nel cuore dell'area. Qui invece decisamente più efficace Dario Gai, con la reverse porta altri due punti alla causa rosso-blu. Azione insistita per Cesani, che va a correggere il suo stesso errore. C'è Pavone che anticipa l'intervento della difesa, riesce a tagliare fuori Simone Gatti e correggere in tap-in. Da tre Nebuloni. Segnano da fuori di lui. Due triple Nebuloni, tre triple Gatti, sono 15 punti da oltre l'arco. Taverna, Abrate, blocca Pavone, sale Gai, palla persa per Serravalle, riparte Tiella che aspetta, palla in mano a Cesani. Cesani contro Gai, prova a buttarla in angolo a Gazzarano, c'è l'intervento di Abrate che riesce solo a deviare il pallone. Rimessa quindi ancora per Arona, 11 secondi utili per andare al tiro. Riceve Gazzarano, sale Nebuloni che consegna a Cesani e sta lì a portargli il blocco. Cesani non va, porta la sua tripla. Taverna, Ferri, un post per Taverna che cerca di fare valere la sua maggiore esperienza ai danni di Tiella, che commette fallo. Si tratta del primo fallo di squadra. Non saranno tiri, ma richiesta. Tornato in campo intanto al posto di Tiella Pelton col numero 6. Fuori per il tiro immediato di Taverna, che non riesce a controllare l'imbalzo Pelton. È il suo l'ultimo tocco, quindi rimessa a Serravalle. Se ne occupa Ferri, muove Gai, pasticcio, non si intendono i giocatori ospiti. Pelton da tre, è la sua specialità, e questo vuole anche dire più due a 34 a 32 a metà del secondo quarto. C'è tiro, c'è il fallo nella furibonda lotta a rimbalzo, fallo del numero 14 Nebuloni. Proprio Nebuloni lascia in questo momento il campo per lasciare spazio a Kevin Romani. Per Nebuloni è il primo fallo, cambio anche per Serravalle, che rimanda in campo Lisini al
posto di Taverna. La parità a quota 34. Romanica ribalta per Pelton. Cesani da tre punti. Cesani non va, si fa sentire a rimbalzo Romani, poi subisce il fallo del numero 20 Lisini. Rimessa in attacco dalla linea di fondo per Arona, se ne incarica Giovanni Cesani, ragazzo cresciuto proprio in questa palestra, classe 1998, costretto a tornare fuori Romani, respinto dal roccioso Pavone, intanto pesta la riga Romani. E quindi palla persa e nuovo possesso per Serravalle. Dario Gai. Di fronte a lui c'è Marcello Pelto. Si porta sul quarto destro. Riesce a liberarsi della guardia di Pelton e ad andare fino in fondo. Difesa eccessivamente permissiva da parte del numero 6 Calzerano. Pelton che vuole vendicarsi subito, prende lo scarico, tira subito, questa volta la mira è sbagliata, allora dall'altra parte ci prova Gai, anche lui sbaglia, ma Pavone fa la voce grossa sotto le plance. Rimbalzo in attacco e conversione in due punti per il numero 18. Non facilmente contenibile da un punto di vista fisico, credo, per nessun altro lungo di questo campionato. Forse solo Tarditi di Collegno. Tanto c'è palla persa. C'è la palla 2. Palla 2 che mantiene il possesso in mano aronese. È pronto a riconsegnare la palla nelle mani di Galzerano per la rimessa. Gatti in punta, si deve tirare subito, non va la conclusione del numero 1, ma riparte Serravalle. Pavone e la rollata di Ferri, segna, subisce fallo e avrà anche il tiro libero aggiuntivo. Fallo è del numero 4 Galzerano. È stata abbastanza veemente la reazione di Serravalle dopo essere stata superata sul 34-32, ha piazzato un 8-0 che diventa 9 con questo libero aggiuntivo per il 34-41, a circa 3 minuti dalla fine del primo tempo di questa partita. Pelton, Galzerano, si prende l'iniziativa personale, buona, ma sfortunato nella conclusione. L'ex basket campano
finisce in 3 secondi, fischiato. Cesani, Galzerano, Felton, Galzerano, in angolo per Kevin Romani, che alza la mano, ci mette i due punti, primi due punti di Kevin Romani in questa partita, meno 5 a Roma, 36 a 41, più 5 si arrava. Eseguito, forse voleva andare a concludere ma non ha trovato lo spazio giusto il giocatore in maglia numero 21, poi pasticciarona che butta via questo possesso e può ripartire quindi Serravalle. Sempre Dario Gaia amministrare il gioco della squadra rosso-blu. Si muove, fa vedere Ferri in punta, taglio lungo linea di fondo di Abrate che riceve adesso la palla, giusto per Lisini che si gira verso la linea di fondo, trova un ottimo scarico per Pavone lasciato libero dall'aiuto di Gatti e c'è time out per coach Petricca, mini break per noi. Possesso di palla per Arona alla ripresa del gioco. Da Nebuloni a Cesani, Serravalle ha rimandato in campo Morandi. Angolo per Felton da 3 punti. Mira sbagliata per il numero 6. Solo davanti al canestro e appoggia il più 9 Serravalle, 3-6 Arona, 4-5 Serravalle. Fino in fondo Cesani, c'è il fallo di Lisini. Tiri liberi per Giovanni Cesani. Non c'è ancora bonus per nessuna delle due squadre, entrambe sono ferme a quota 3 falli. Uno su due Cesani. Gaia
questa volta cerca il gioco a due con il suo lungo, il piccolo giocatori ospiti lamentano un ultimo tocco aronese, la rimessa per i padroni di casa che ripartono con Cesani che chiama gioco numero 5. Sono 10 secondi sul cronometro, ancora in angolo per Pelton che va ancora a lungo con la tripla. Tiro che secondo me è arrivato fuori tempo, comunque va anche fuori bersaglio. Anche l'arbitro è dello stesso avviso e si va al riposo con 8 punti di vantaggio per Serravalle. Arona 37, Serravalle 45. Ci risentiamo fra 10 minuti. No, 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 no,
Rientrati dalla pausa, siamo pronti a ripartire con questo incontro. Primo possesso del terzo periodo è per Serravalle, che conduce di 8 lunghezze su 37 a 45. Dario Gai si muove a Brate, che trova subito un grande corridoio per andare a depositare il più 10. Non fa il passetto in avanti Gatti. Numero 10 in maglia blu, arriva con la mano fino al fondo. Ravasi, Nebuloni, fuori lontano dal bersaglio per Galzerano, che si gioca questo 1 contro 1. Prova a liberarsi di Abrate, conclusione sfortunata, ma Nebuloni. Prova i due punti. Gai non si intende con Abrate, palla che finisce sul fondo, può ripartire Arona. Situazione di Serravalle in campo con il quintetto che ha iniziato la partita, così come anche Arona. Grazie a Rami, fino in fondo. Palla che incoccia sul ferro, può
partire così la squadra di casa con Ravasi che si prende questo tiro dalla media che va lungo. Transizione di Serravalle con Dario Gai in angolo per Abrate, storta la mira del cecchino torinese. Catterale fino in fondo. Il tiro libero aggiuntivo per Galziarano, Arona si è portata intanto a meno 4 per Taverna, si tratta del fallo numero 1, subito sostituito da coach Gatti che ha rimandato in campo Lisini. Libro aggiuntivo quindi per Luca Galzerano. Grande protagonista di questo inizio di ripresa, il numero 4. Gai. Lisini, consegnato a Abrate, c'è il fallo. Credo di Cesani. Per Cesani si tratta del secondo fallo. Riceve Pavone che poi lascia Gai. Pasticcia un po' Gai, sale a ricevere Ferri nel triangolo con Pavone e deve tornare fuori in punta da solo. Abrate sbaglia la mira, ma rimane comunque in possesso Serravalle con Gai che scarica la tripla del nuovo più 6. Gatti, Nebulone, Cesare, palla persa dal numero 11, riparte Serravalle. Lisini, palla in angolo per Gai e trova ancora la tripla, si riporta subito più 9 Serravalle. Basta un attimo di distrazione e Serravalle coglie subito l'occasione per fare bottino. Ancora una volta a lungo il tiro della media di Ravasi. Ferri gioca l'uno contro uno per andare poi in angolo da Abrate, palla che circola e torna in guardia ancora da Gai. Terza tripla consecutiva del piccolo regista con la maglia numero 6, più 12 Serravalle. Time out obbligato per coach Petricca perché c'è qualcosa che non funziona nella difesa di casa. Sono alzate al cielo le urla di coach Petricca durante il time out. Si riparte col possesso per Arona.
Ravasi, in posto a Cesano, che prende il fallo. Fallo credo del numero 6, Gai. Secondo fallo per lui. Cesani in punta per Gatti che tira subito, ma tiro sbagliato. Ferri per Morelli che lascia la Gai. Ancora Gai fino in fondo, passaggio dietro schiena per Pavone che perde la maniglia del pallone. Lazzerano. Cesani fallosamente da Ferri. Cesani, c'è il taglio di Galzerano, riceve, prova a ributtarsi dentro, è reattivo Ferri in questa occasione, quindi fuori da Cesani che si butta dentro per la linea verticale. Altro fallo, fallo del numero 20, Lisini. Cambio, fuori Lisini, di nuovo in campo Taverna. Cesani. Cesani, da fuori Cesani, c'è la prima, reagisce Arone. Taverna, ancora fuori per Gai, stavolta capisce tutto Ravasi che poi si butta in contropiede. Viene fuori solo una rimessa a favore di Arone. Cambio per Arona, pronto a rientrare Marcello Pelton al posto di Ravasi. Rimessa affidata a Cesani, fuori per Nebuloni, palla in mano a Galzerano. Alza da tre punti Alzerano, riesce a mettere la mano sul pallone Gai che riparte rapidamente, fuori per Ferri, appostato oltre l'arco, altra tripla del numero 21, decisamente velenoso da tre punti, più 12 ancora Serravalle, 47 a 59. Cesani fino in fondo, non è fortunato e poi imbecca il contropiede Pavone, ma non va il tentativo di Ferri. Ora il gioco viene fermato perché c'è a terra Dario Gai. Possesso dunque sarà per Arona. Sembra accusare un colpo alla gioielleria di famiglia.
Felton, Nebuloni, muove e va a prendere il consegnato Calzerano. Non c'è spazio per lui, ma mette le mani dove non deve. Pavone commette fallo, è il fallo numero 3 per lui. E adesso Arona dovrebbe cogliere questo segnale per provare a mettere in difficoltà Serravalle in un elemento che sicuramente ha difficoltà a contrastare da un punto di vista fisico. Dentro il primo libero di Calzerano, non va il secondo, ecco qua che Pavone fa nuovamente la voce grossa. Gai va via a Cesani fino in fondo appoggiando al tabellone. Taglio di Gatti che può solo prendere questa palla ma non fare molto di più. Tiro sbagliato e rimbalzo di Pavone, riconquistato però da dietro da Nebuloni. Cesani, ovvio, finisce nelle mani di Gai, contrastato da Galzerano, va sul blocco di Taverna. C'è fallo. Fallo del numero 14, Nebuloni. Ferri, però è marcato da vicino, riesce a dargli la palla a Gai, palla che poi torna al piccolo pallino numero 6, tiro da fuori questa volta di Taverna e c'è il ferro della struttura a dare un aiuto alla difesa di Arona che torna in possesso di palla. Riparte con Cesare, 50 Arona, 61-61, Serra Valle, 11 lunghezze, separano le due squadre. Cesani si ferma e scarica da tre. Meno 8, 53-61, 2 minuti alla sirena del 30° minuto. Prova anche lui da tre, va lunghissimo. Allora riparte Arona, Calzerano, Gatti da tre, palla sputata dal canestro. Calzerano contro Gai, sale a portare il blocco Pavone che poi si porta in post da lontanissimo Gai, forse leggermente fuori raggio. E allora cambio per Arona in campo, Zani al posto di Pelton, cambio anche per Serravalle che rimanda sul parquet Abrate al posto di Morandi. Morandi, credo atleta classe 2002, lo scorso anno a
Savignano quest'anno è venuto a dare il mantro. Taverna, c'è spazio e poi c'è un fallo in attacco. È un quarto fallo, fallo di Pavone, quarto fallo personale. Cesani, Zani, Galli, Gatti, Zani, Cesani. Una buona circolazione. Meno 3, 58 a 61, 58, 61. Ferri, Ferri contro Nebuloni. Parte in 1 contro 1 e trova il fallo del numero 14, Ferri. Sarà solo rimessa, fallo giudicato ancora in azione di palleggio. Cambio per Arona. Coach Petrica riestrae dalla panchina Kevin Romani. E anche Giulio Chinello. Al posto di Cesani e Nebuloni per questi ultimi 6 secondi del terzo periodo. E mette il piede sulla linea Ferri. C'è rimessa Arona con 2 secondi a disposizione per provare a fare un tiro. Muore con la palla in mano, in questo caso ci ha messo un po' troppo tempo per terra. Finisce qui il terzo periodo. Arona 58, Serravalle 61, 6-1. Quando si è fatto il
primi 10 minuti dei 40 regolamentari qui al Pala Vikings, dove Arona sta rincorrendo il Serravalle. Il ritardo di tre lunghezze ora, ma era arrivata anche a meno 12. 5-8-6-1, prima palla in posta per Simone Gatti, fuori per la prima del pareggio a quota 61 da parte di Galzerà. Joshua Zani in campo a cercare di dare fastidio a Dario Gai. Si muove Abrate, fa buona guardia Cesani, si va da Taverna in posta, non c'è un buon tiro da parte del numero 8 che viene ben controllato dalla difesa di Cagno. Cazzerano cambia velocità ma va a mettere la spalla sul petto del difensore e fallo in attacco. Decisamente alta oggi. Ferri, Gai, ancora Zani, su di lui Ferri prova ad anticipare Nebuloni che sbaglia il tempo dell'intervento, però non ne approfitta Serravalle che perde palla. Zani da tre, fuori misura, ma si spegne fuori dal campo. Dimostrato voglia di avere personalità il numero 7 classe 2005, da cui è la terza partita senior in assoluto questa sera. Ferri, ingenuità da parte di Galzerano che regala tre tiri liberi al numero 21. Su tre per Ferri, poi sul parapiglia a rimbalzo, l'ultimo tocco credo sia di Gatti e di conseguenza rimane in attacco Serravalle. Nuova opportunità, riesce a deviare la palla a Cesare, Gai costretto a partire da lontano, blocca Pavone, poi c'è la Marterone. Si sente a tre pari ancora. Gai sale, Ferri, c'è spazio per lui con questo tiro in fadeaway per il nuovo più due ospite. Gatti, profondo per Cesani, del compagno. Consegna Marone a Ferri, si fa intercettare la palla. Va in attacco Zani, la palla in angolo per Nebuloni che... a 65.
minuti di questo quarto periodo. Strani contro Gai, che va fino in fondo, trova lo scarico in angolo, poi extra pass per Taverna, che va a segno dall'alto per una nuova parità, questa volta quota 68. Ha preso decisamente tono questa partita. Gatti da tre punti. Roma. Allora, spazio ancora a Serra Valle, squadre che mi sembrano decisamente allungate da un po' di tempo a questa parte. Pavone si fa spazio sotto canestro, poi c'è il fallo su di lui. Il fallo è di Cesani, numero 11. Per Giovanni Cesani è il terzo fallo personale. Cambio per Arona. Va a sedersi Cesani, lascia posto a Marcello Pelton. Anche Arona ha la sua emergenza in fatto di organico, perché non può far giocare ancora Realin, che ha già saltato le prime due partite. Si lamenta per il mancato cambio, ma non si poteva dare in questo momento, perché deve passare almeno un'azione dopo quella di uscita del giocatore. Zani che giostra dietro il blocco di Gatti, si torna fuori, Pelton si stacca e rolla, ottimo servizio da Pelton a Nettuno. E adesso il gioco viene fermato per asciugare e adesso si può fare cambio. Prima c'è il time out per Serra Valle. Tirare il fiato ai suoi giocatori coach Edo Gatti. Serra Valle che parte con questo possesso, sempre Gai sulle tracce, adesso c'è Marcello Petto, usa il blocco di Pavone che poi va a posizionarsi un po' basso. Altra tripla per Serra Valle, questa volta tocca ad Abrate levare le braccia al cielo. Più 2 Serra Valle, 70-72 sul tabellone. Cesani, c'è il fallo di Gai su Cesani. Primo fallo di squadra per Serra Valle, sono già 3 quelli di Arona. Sale a ricevere Gatti, Cesani, Pelton in punta, ribalta per Galzerano che si crea lo spazio,
si alza per la conclusione da due punti che non va, però rimane in possesso di Pallarona grazie al rimbalzo di Nebuloni. Fino in fondo Cesani, ma senza vedere bene in mano la palla, lascia questa ripartenza a Serravalle. Gai, Gai contro Cesani. Palla interna, ma c'è un intervento di piede del difensore. Palla rimane quindi a Serravalle con 14 secondi. Siamo alla metà esatta del quarto periodo. 5 minuti e 01 alla quarta sirena. 70 Arona, 72 Serravalle. Tre, ancora dentro, solo rete per Ferri. Più 5 Serravalle, 70-75. Cesani, Cesani contro Gaia. C'è fallo. Fallo numero 4 credo per Dario Gai. Time out per coach Petricca. Dario Gai e palla buttata sul filo dei 5 secondi da parte di Cesani. Non c'è l'intesa con la sovrapposizione tra Galziano e Nebuloni. Sul lato sinistro c'è il fallo di Pelton. Quarto fallo di squadra per Arona e rimessa per Serravalle. Palla deviata fuori da Galziano. Riceve Gai, sempre Pelton su di lui, questa volta se ci sarà fallo saranno tiri. C'è fallo, secondo il direttore di gara, c'è stata una chiusura piuttosto sospetta del palleggio da parte di Pavone. L'arbitro ha decretato fallo, saranno quindi due tiri liberi per il numero 18 in maglia blu.
questi due per Pavone. Questo fallo che è il fallo numero 3 di squadra per Serravalle. Riparte Arona, più 6 Serravalle, 70-76, siamo negli ultimi 4 minuti. Cesani, in angolo per Galzerano che prova a battere Abrate, in angolo, in ala per la tripla di Gatti che non va, ma ha fatto una buona cosa Nebuloni, ma non è riuscito poi a indirizzare il pallone verso un compagno. C'è stato l'intercetto che ha riportato in attacco Serravalle. Ci prova ancora da lontanissimo Ferri, non va la sua conclusione, si fa largo Pavone. Gai, dai, questa volta c'è l'intercetto da parte di Nebulone. Galzerano, passi di Galzerano, passi, assolutamente passi. Tocco aronese di piede, palla rimane in possesso a Serravalle. La rimessa alla linea laterale, Abrate per Gai, sempre Pelton sulle sue tracce, si muove Ferri. Taverna, il post basso, riesce ad andar via alla guardia di Galzerano e trova i due punti del più 8. Galzerano, blocca Gatti, si butta dentro, scarico fuori per Nebuloni da 3. Meno 5 a Roma, 73 a 78, 2 minuti e 20. Gai riesce a far sedere il suo difensore e a punirlo da 3 punti. Di nuovo più 8. Rimessa affidata a Cesani verso Nebuloni vicino alla linea di metà campo, ma rimane ancora Cesani che si butta dentro, ma c'è la deviazione di Taverna. Rimessa ancora per Arona, c'è un solo secondo per andare al tiro, un solo secondo utile. Violazione di 24 secondi, un arbitro, violazione di passi l'altro. Comunque possesso che torna a Serravalle a 1 minuto e 39 dalla termine dei 40 regolamentari.
sedere Pelton, Gai, poi Sorravalle perde comunque la palla, Nebuloni. La corrente Gatti, meno 6 Arona, tanto cambio anche per Arona, rientra Rabasi al posto di Pelton. Un minuto e 12, più 6 Serravalle, 7-5 Arona, 8-1 Serravalle. Avanti contro Gai, Gai sfrutta il blocco di Pavone, palla che torna fuori per Taverna, che parte da lontano appoggiando e usando il fisico per questa penetrazione. Cesani, scarico direttamente nelle mani di Abramato, e se ci fosse stata ancora una fiammella di speranza per Alona a questo punto è completamente spenta. Rimessa per Serravalle, 28 secondi alla fine, riceve Gai, disturbato da Zani, va via Gai, deviazione fuori di Nebuloni, altra rimessa a favore di Serravalle, con 5 secondi sul cronometro. Se ne incarica Ferro, che avrà ancora a disposizione due tiri liberi per questo fallo di Gatti. Cambio fuori Abrate, dentro Lisini per coach Gatti. Su due per Pavone, riparte Arona con Zani, c'è il fallo di Gai, quinto fallo per lui, sicuramente grande protagonista di questa vittoria della sua squadra. Al suo posto rientra Morano. C'è un time out. Chiesto da coach Petricca. Vuole dire qualcosa ai suoi ragazzi.
provato a proporre qualcosa sulla lavagnetta per questi ultimi 9 secondi, coach Petricca. Galzerano che riceve fino in fondo. Galzerano corregge, arriva il punto numero 77 per Arona. La partita finisce qui, vince Serravalle. Arona aveva accarezzato l'impresa di completare, aveva accarezzato il sogno di completare l'impresa della rimonta, però poi Serravalle è stata assolutamente esiziale, in particolare nel tiro da tre punti questa sera. Anche Arona ha segnato parecchio da fuori, ma la prestazione balistica di Serravalle è assolutamente di tutto riguardo oggi. Grazie per aver seguito questa diretta, domani nessuna diretta in programma. Auguro a tutti buona domenica e alla prossima partita.